Ragazzi, ma non ci credo. Anche per fare il bidello, adesso con tutto il rispetto per questa figura professionale che è utilissima, però ci vuole il diploma. Ma io adesso mi chiedo, ma per fare le pulizie comunque scolastiche, no? Serve un diploma. Cioè, non è che credo io ci voglia uno studio per capire come fare le pulizie, ci vuole sì esperienza e qualcuno che ti spiega come farle, ma un titolo di studio addirittura. Però sono molto contento di questa cosa perché in questo modo si dà comunque la giusta importanza ad un mestiere che troppo spesso è stato bistrattato, non è stato visto come quel mestiere che lo faceva chi non aveva studiato. In questo modo invece si riconosce il giusto peso ad un lavoro che invece è necessario e se non ci fosse qualcuno che lo facesse, le scuole sarebbero dei porcini. E quindi ecco, da questo punto di vista, se il titolo di studio necessario, quale appunto il diploma di scuola superiore dovesse essere una sorta di riconoscimento a questo tipo di lavoro, ben venga, ecco che ci sia questa nuova cosa del titolo di studio, quale appunto il diploma di scuola superiore. Però ecco, appunto mi chiedevo, ma per fare il bidello non c'è bisogno e aver frequentato 5 anni di scuola superiore per capire come fare le pulizie in una scuola. Ecco, il mio quesito era quello, il mio dubbio, no? Però sono contento comunque che gli sia stata conferita importanza grazie al fatto che appunto per poter fare il bidello, il collaboratore scolastico, devi aver fatto almeno 5 anni di scuola superiore, no? Così come premio, come medaglia, altrimenti non puoi fare questo lavoro. Così molte persone inizieranno a portare rispetto verso una professione di tutto rispetto. Tutto qua. Ciao!